Ciao ragazzi, sono Super Seba, fratelli e sorelle bianconeri. Buonasera a tutti. Allora, prima di parlare della partita, ragazzi, volevo appunto parlare appunto dell'arbitro. Arbitro, cosa sei andato a vedere? Cosa sei andato a vedere? C'era un mancato calcio di rigore che appunto era fuori mano. La palla era finita qui sulla mano. È andata a finire sulla mano. Ma cosa hai visto al VAR? Ma che cosa hai visto? Cosa sei andato a vedere? Le colombe! Quelli che svolazzano su in cielo! Ma veramente, ma stiamo scherzando! C'era un mancato calcio di rigore! E questo rimarrà il rigore per tutta la vita! Cioè, l'arbitro che cosa ha visto al VAR? Sembrava veramente. Cioè, veramente mi sembrava di vedere l'arbitraggio della finale di Champions del 2015, quando c'è stato quel famoso rigore non dato su Pogba per il fallo di Dani Alves, che abbracciava Pogba, che addirittura lo fece cadere a terra. Poi questo è quello che è già successo. Addirittura questo doveva essere calcio di rigore. Non puoi andare a vedere al VAR e assolutamente dare fallo di mano. Non puoi andare a vedere una cosa del genere davanti al VAR, davanti al monitor, che adesso sicuramente questo arbitro sarà comunque cieco. Sarà comunque cieco, ma che cosa ha visto? Ma stiamo scherzando. Adesso voglio vedere esattamente che cosa diranno poi nel prepartita. Vogliono dire che c'era un mancato calcio di rigore per un fallo di mano, ma veramente, ma stiamo scherzando? E poi quando ho visto l'arbitro fare il gesto del VAR, sembrava il giusto momento che addirittura stava per dare calcio di rigore. E quando ho visto l'arbitro che faceva il segno del VAR, non ha dato calcio di rigore. Io credevo che dasse calcio di rigore, infatti non gliel'ha dato. Non gliel'ha dato. Questo veramente era il rigore per tutta la vita. Rigore per tutta la vita. E sembrava addirittura la parodia di Italia Corea del Sud ai mondiali del 2002. Ve lo ricordate? Byron Moreno, quell'arbitro ecuadoriano che appunto ci hanno fatto buttare fuori in quel mondiale lì e fece spedere Totti per simulazione. E poi il gol annullato a Tommasi per fuorigioco, che addirittura c'era una volta in gondo in gol, ma adesso ormai non c'è più. Allora, primo tempo, adesso andiamo a parlare appunto della partita. Il primo tempo ho visto una Juve che è partita benissimo. Cioè, dovevamo riscattarci dalla rabbia, dall'eliminazione dalla Champions, che eravamo finiti terzi del girone. E poi ha segnato Vlahovic al suo primo gol in Europa League, dato che questa è la prima presenza, quelli che sono partiti dal primo minuto. E adesso fra una settimana non sarà facile andare a vincere a Nantes, perché dobbiamo assolutamente andare a vincere per forza in trasferta in Francia. Per forza, ragazzi, ma non possiamo ancora continuare di nuovo a sottovalutare il Nantes. Il Nantes si trova al 13° posto nella classifica della Ligue 1. E veramente, potevamo fare il 2-0, invece ci hanno fatto il gol nell'1-1. Se giocavamo come abbiamo fatto nel primo tempo, a quest'ora il 2-0 lo facevamo. Se giocavamo ancora una volta male come nella partita con il Monza, a quest'ora qualche golletto lo prendevamo. Io quell'1-1 io non lo volevo prendere, ragazzi. A prescindere di come andrà a finire esattamente la gara di ritorno, la Juve deve essere con un altro atteggiamento. È partita bene nel primo tempo, poi nel secondo ci siamo mangiati tanti di quei gol che potevamo chiudere la partita, almeno per finire in bellezza la gara d'andata. Ma addirittura che Sulè poteva fare qualcosina, poverino. Infatti, quando ci sono stati tiri strozzati degli attaccanti, da parte degli attaccanti che hanno provato di tutto per provare di trovare sto benedetto 2-1 per la Juve. Danilo che addirittura si mangia un gol al volo, veramente. Io non ci credevo. Stavo addirittura prendendo a pugnalare la sedia, veramente. Dopo tutti questi gol mangiati che ho appena visto. Adesso, ragazzi, torniamo intanto in campionato, che la prossima
in trasferta affronteremo lo Spezia, poi fra una settimana affronteremo il Nantes in trasferta in Francia, e comunque, ragazzi, ci rifaremo al ritorno, ci rifaremo il dopo, dopo quello che abbiamo appena visto del mancato, dopo quel mancato calcio di rigore non dato al 95esimo, che addirittura ci stavo aspettando che l'arbitro indicasse il dischetto, invece non era successo per niente, hanno dato dopo il fallo di mano per cosa? Ma inspiegabile! Ma inspiegabile non era dare quel fallo di mano, ragazzi, io veramente, io mi aspettavo che l'arbitro indicasse il dischetto, che addirittura poteva darci almeno il calcio di rigore. Questo per me, ragazzi, è rigore per tutta la vita, è rigore al 100%, comunque ragazzi, so che abbiamo appena visto di quello che era successo. Ma speriamo per fra una settimana di rifarci nella gara di ritorno in Francia, anche perché nelle competizioni europee quest'anno questa è la seconda volta che andiamo a affrontare una squadra francese dopo il Paris Saint-Germain in Champions. Adesso pensiamo al campionato e poi fra una settimana vediamo di prepararci per la gara di ritorno in trasferta in Francia, che anche contro il Nantes dobbiamo vincere per forza. E va bene, ragazzi, io ho già detto tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello spesso è per tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima, come sempre, fino alla fine, forza Juve!